Mio papà mi chiamava Doom perché ero un po' ciccione, un po' grassetto, ma proprio da bambino, 5-6 anni. E mi ha chiamato un giorno così davanti ai compagni di squadra, e poi tutti i miei compagni di squadra mi hanno preso in giro, Doom, Doom, così, è una cosa che poi è rimasta, sai? Non so, Doom è una cosa che rimbalza, comincia con la D, non significa niente. Mio papà, che ha fatto tutto, l'allenatore, l'arbitro, il manager, il giocatore, prima. Mia mamma ha giocato, e anche la mia sorella. La mia nonna è italiana, quindi era un po' un ritorno alle origini. Io venivo solo qui in vacanza. Ambizione da parte mia, perché era il campionato più forte, più quotato, e quindi ho sempre fatto tutto per arrivarci. Ovviamente mi piace la pallacanestro prima di tutto, ma l'allegria, mi piace il cibo, mi piace il sole e mi trovo molto bene. Ovviamente mi sono innamorato di una ragazza italiana e adesso ormai sono qui da 10 anni e conto anche dopo la mia carriera di costruirmi un futuro qui. Non c'è niente che non mi piace, ma secondo me in Italia c'è tanto da imparare dai paesi proprio dal nord. Non voglio offendere nessuno, ma le idee, un po' il fatto di essere più preciso, il fatto di essere più professionisti su certi aspetti, avere un bel palazzetto. Non dico di 15.000 posti, perché deve essere a misura della nostra realtà, con tanto di merchandising, di spettacolo, di servizi per il tifoso, per cercare di rendere l'esperienza alle famiglie un'esperienza unica, non soltanto la parte sportiva che comunque l'italiano ce l'ha nel sangue. La prima volta che l'ho vista era la festa della donna, solo donne, nel ristorante, solo donne. Ero con Randy Childress, Nika Bazze, un paio di altri compagni di squadra. Era allucinante perché festa della donna, ci guardavano tutte le ragazze nel locale, foto, autografi, tutto, tranne una. La Cicolare, la vedevo lì, ma guardava dall'altra parte, guardava il muro. Ho detto, te. E sì, ho preso il coraggio, sono andata da lei, mi sono chiesto il numero e poi ci siamo conosciuti. Eravamo a Milano, io come sempre stavo con le mie compagne e lui era lì, non c'entrava nulla e mi ha tartassato tutta sera. Fine che esterrefatta e un po' nauseata anche tutta l'attenzione, gli ho lasciato il numero. Frequentati e poi è diventata una storia d'amore, insomma. La base del suo progetto era nelle Marche, ma anche le Marche sono per un giocatore di basket che la nostra vita siamo costretti, siamo destinati a cambiare, ad andare da lì a lì. Quindi giocavo al sud, però ho anche giocato al nord. È un punto abbastanza centrale in Italia, una zona bella, neanche troppo costosa, a dire la verità, e quindi ho trovato una bella opportunità di comprare qualcosa, ho realizzato questo sogno insieme a lei. Io sono un ragazzo serio, o almeno sono stato un ragazzo serio. No, io sono comunque belga, preciso, e fino a quando l'ho conosciuta ero molto, sono sempre anche molto dentro il mio lavoro, quindi riposarmi, non bere, queste cose qui. Lei è quella della movida, che mi ha fatto scoprire il fatto che uno si può godere un bicchiere di vino a cena, che non c'è niente di male, e qualche uscita l'abbiamo fatto insieme. E mi ha fatto coprire il beach volley, sì, perché l'estate, proprio quando ci siamo conosciuti, lei
ha avuto questo bivio dove lei poteva scegliere per la sicurezza con stipendi comunque sicuri nella pallavolo indoor, o di andare per uno sport totalmente diverso che è il beach volley, ed era un bel rischio. E sono stato comunque sin dall'inizio un sostenitore di questa scelta che comunque aveva dentro di lei, perché anche lei ha trovato la sua via, secondo me, perché era una giocatrice molto forte nell'indoor, ma nel beach volley lo era ancora di più, e infatti lei è una delle migliori giocatrici al mondo. Orgogliosa, ha carattere, però è molto leale, ha principi, ha valori molto forti che sono stati segnati dalla sua famiglia, insomma. Io al contrario di lei, no. Io sono un lavoratore comunque, perché un po' di ero portato per giocare a basket, però lo dico sempre, sono bianco, sono piccolo, non salto, non corro veloce, però 10 anni di Serie A comunque ci sono stati, e quindi questo è una dimostrazione che, e dietro questo diciamo che c'è tanto lavoro. Guarda, ho preso tantissimo da ogni posto dove sono andato. Teramo è stato la mia prima opportunità in Italia, poi ci sono divisi 6 anni, sono divisi fra Scafati ed Avellino, un'esperienza fantastica comunque, perché giocare al sud quando le cose vanno bene è fantastico. Poi sono molto orgoglioso di avere vestito maglie come quella della Virtus Bologna o di Varese, e poi Montegranaro, e sono stato molto preso dalla situazione, colpito da questa situazione. Abbiamo dato il massimo, avevamo i nostri limiti, i nostri problemi, però siamo rimasti compatti attorno al nostro coach. Spesso in Italia la vittoria ti fa andare alle stelle, e la sconfitta viene vista come un dramma, come un fallimento, come qualcosa di troppo negativo. 10 giorni non fare nulla, andare in spiaggia, però rimanendo comunque attivo, perché ho sempre fatto sport anche durante l'estate. Vado a tirare ovviamente, ma mi piace giocare a beach volley, squash, tennis, queste cose qui. Io sono sportivo nato, voglio rimanere in forma anche facendo tante altre cose, visto che adesso sono un paio d'anni che non faccio più l'estate con la nazionale, e quindi faccio anche il tifoso per Greta, quindi invece di essere d'inverno sportivo, d'estate cerco di essere accompagnatore, di essere dietro le quinte. Se è un maschio lo mettiamo al basket, se è una figlia potrebbe andare a pallavolo, mettiamola così. In ogni caso sarà cresciuto e sarà di formazione italiana, quindi potrà giocare da italiano. Sì, ho più nomi: Dimitri, Leon, Henry e Aldo, che è il mio nome italiano.